come questi, che senso ha parlare della santità? Siamo troppo attenti ad odiare probabilmente chi sta togliendo la vita a tantissime persone, chi semina il panico, il terrore, chi ci sta togliendo il gusto dei giorni. Allora, che c'entrano i santi nella nostra vita? Si può essere santi in tempi come questi? Beh, noi questa domandina, che non è niente facile, chi potevamo chiederla se non girarla a Sor Roberta Vinerba? Buongiorno, Sor Roberta. Buongiorno, Lucia. Ti posso fare un applauso a monte? A priori? Sì, perché così già abbiamo fatto un po' di chiacchiere con Fabio e con il nostro pubblico. Ma qui si parla di cose, siamo agguerriti questa mattina. Sì, stamattina. Perché sì. Sor Roberta, o qualcuno che ci sta intercettando in questo momento dirà: questi sono matti, oppure evidentemente c'è qualcosa di molto più concreto dietro la santità, per cui vale la pena davvero spolverare questo argomento giorni come questi. No, è che la santità è concreta, cioè il santo è l'uomo più concreto che possa esistere, cioè il santo è quello che vive pienamente la propria umanità. Cioè noi siamo fatti per la bellezza, siamo fatti per l'eternità, che è una cosa molto concreta. Tu guarda due ragazzi quando si innamorano, possono essere anche piccoli piccoli adolescenti, ma quell'amore per loro ha sempre il sapore dell'eternità. Dunque, l'eternità, questo desiderio di esserci sempre, che diventa certezza quando una persona muore. Quando è che tu hai la certezza che la morte non è l'ultima parola? Proprio quando la persona viene a mancare, perché quell'amore con il quale l'hai amato da vivo diventa maggiore, si amplifica quando la persona muore e ti testimonia che la morte non è l'ultima parola. Allora il santo è quello che ha azzeccato nella sua vita ordinaria, quotidiana, nel modo di vivere di tutti, perché non sono categorie strane, hanno azzeccato questa realtà che, direbbe il Piccolo Principe, l'essenziale è invisibile agli occhi, e che quello che nel cuore ti rimanda il desiderio di bene, il desiderio, quando facciamo il bene stiamo bene, quando facciamo il male dentro stiamo male. Senti, su Roberta, ma il santo è quello che sorride a tutti i guai della vita, è quello che ogni giorno dice: Signore, grazie della croce che mi ha mandato, è quello che accetta tutto, che ha sempre una parola buona, perché diamine, parlare di concretezza con questi modelli ce ne vuole. I santi sono stupendi. C'è stato un tempo della mia vita, quando avevo forse un po' più tempo, che andavo a caccia di santi. Cioè, ho scoperto tante storie di santità odierna, proprio contemporanea, e ogni santo è diverso, perché ogni uomo, ogni donna è diverso, non c'è un modello di santità. Forse noi siamo stati cresciuti, almeno lo dico per me, che il santino era il santo era quello, io dico sempre, sul santino, con le mani così, con la testa un po' da un lato, con gli occhi al cielo, disincarnato. Io lo ammetto, era un modo attraverso il quale si voleva santità. Trasmettere, no? Certo. Che però forse oggi non è meno adatto alla nostra sensibilità, sono quei modi per cui tu guardi quel santino e dici: Signore, tutto meno che santo, mamma quanto è triste questo, no? Ecco. Invece non è così, cioè i santi sono tutti diversi, perché diversa è la biografia di ciascuno. Al centro però di ogni vicenda di santità c'è che quelle inclinazioni naturali, quell'indole, quel carattere che è proprio del santo, è stato proprio impregnato dello spirito di Dio, si è lasciato guidare da Dio, e questo incontro con Dio ha tirato fuori il meglio dell'umanità. Non l'ha tirato via dalla terra, cioè il santo, proprio perché è amico di Dio, ha scelto Dio come compagno, come amico, è fortemente radicato su questa terra, perché Dio ama gli uomini, ama la terra, ama la storia degli uomini, perché Dio è diventato uomo. Allora il santo più di tutti è concreto, perché va incontro alla povertà, perché va incontro ai problemi, sapendo che il problema, la povertà, l'odio, l'attentato non è l'ultima parola sulla storia, perché l'ultima parola è di Dio. Allora il santo è quello che sta con i piedi per terra, compagno di tutte le angosce degli uomini del proprio tempo e di tutti i tempi, ma con gli occhi rivolti a Dio, sapendo che il giudizio sulla storia, che è sempre un giudizio di misericordia, è di Dio. Ecco perché sono affascinanti i santi. Un santo deve per forza passare attraverso la sofferenza. Ah sì.
Ma perché, scusa, cioè, ogni uomo passa per la sofferenza. Noi possiamo illuderci di sfuggire, ma la vita quotidiana è già di per sé sofferenza. Quando il Signore dice nel Vangelo di Luca, c'è una puntualizzazione. Luca annota che Gesù ha detto: prendete ogni giorno la vostra croce. Quindi ci sono dei tempi nella vita nei quali siamo chiamati in modo particolare a vivere la sofferenza in unione alla sofferenza perché di Cristo. Perché ci deve essere per forza la sofferenza? Perché l'uomo nella prosperità non comprende, dice un salmo che sto citando testualmente, è come gli animali che periscono. Noi ci alieniamo con le opere delle nostre mani. Cioè noi abbiamo bisogno di un purtroppo di un campanello d'allarme, che un guardrail che ci dica: stai attento, stai andando su una strada sbagliata, cambia direzione. Purtroppo noi abbiamo essendo peccatori, essendo feriti nella volontà e nell'intelligenza, noi abbiamo sempre purtroppo il rischio di sbagliare il fine con il mezzo, mi spiego, di adorare l'uomo, di adorare ciò che è finito invece che adorare l'infinito. Ma dato che noi abbiamo pace solo con l'infinito, è chiaro che questa necessità di avere la pace, di ricevere la pace, viene solo da Dio. Ogni volta che ci allontaniamo da Dio, l'amore di Dio ci chiama a riavvicinarci a Lui, perché noi possiamo vivere veramente bene ora e bene per l'eternità. Senti, perché Roberta, scusami, cioè è vero anche, solo una cosa, io ti chiedo scusa, anche, no, ti spiego Roberta, devi portarmelo a questi tempi. Ti faccio un esempio banale. Sì. Facciamo zapping questa mattina. Sì. Siamo tutti ancora incollati con le foto delle vittime, stiamo ancora parlando, stiamo ancora ripulendo le strade di Parigi da questo sangue. Siamo impauriti di uscire da casa. Essere santi oggi, che cosa significa? Una giornata come questa, come si inizia a fare pensare... il proprio dovere? Si fa il proprio dovere sapendo che la storia è fatta di queste ansie terribili, di questi giorni bagnati di sangue. In questi giorni bagnati di sangue il Signore è lì con i morti di Parigi ed è anche con gli attentatori di Parigi, perché è necessario pregare per le vittime, per i carnefici. Perché questi carnefici sono figli di qualcuno, sono ragazzi che cosa avevano nel cuore? L'odio. Ma io non posso che sentirmi solidare con l'umanità intera, anche con l'umanità che odia, perché finché c'è qualcuno che odia sono in pericolo anch'io. E quell'odio che ha armato la mano di questi ragazzi, terribile, ma non ce n'è una porzione anche nel mio cuore in fondo, quando io scelgo l'odio? Allora, oggi significa concretamente fare il proprio lavoro di persone oneste e di persone che non vogliono cedere alla paura, ma vogliono aprirsi a quella che è la speranza. Cioè io oggi non voglio farmi prendere dalla paura, come, ecco, facciamo il giubileo, non lo facciamo, ma stiamo scherzando, ma certo che il giubileo si fa. Ma che vogliamo, restare prigionieri della paura? Ma la storia purtroppo è fatta di queste situazioni, come la storia personale. Puoi avere un incidente, allora cosa fai? Non esci di casa? Perché potresti avere un incidente. Bisogna vivere veramente con la pace nel cuore, cercando di essere operatori di pace. Questo è il nostro compito, molto concretamente, ma questo è il santo. Tutti possono diventare santi. Tutti devono diventare santi, altrimenti falliamo la nostra vita. Scusa, perché io e te che stiamo parlando di santità, se poco poco alla fine non diventiamo santi, ma che abbiamo vissuto a fare. C'è speranza anche per noi, su Roberta. Ah, ma se no torna a casa. Ah, va bene, allora possiamo veramente, possiamo veramente lottare per questo. A proposito delle tue parole, il discorso della quotidianità, restare nel proprio ambiente di lavoro, di vita, sì, nelle scelte che sono state, sì, fatte, ma portare qualcosa in più. Noi oggi vorremmo farvi conoscere, qualcuno di voi più attento forse qui ha sentito parlare di lui, di un signore che si chiamava Vittorio Trancanelli, un medico. Della mia terra, della tua terra. Sì, della mia città. Che ci aveva qualcosa di speciale, su Roberta. Ma guarda, aveva talmente qualcosa di speciale che passava inosservato, oserei dire. Nel senso che questa è una storia di un di uno sposo, di un marito, di un padre, di un grande professionista che ha vissuto la sua quotidianità facendo il proprio dovere. Noi a Perugia così l'abbiamo conosciuto, come un professionista bravo ad operare, chirurgo. Un chirurgo, un bravissimo professionista che faceva le cose con coscienza ed era anche cristiano.
Suor Roberta, tu l'hai conosciuto Vittorio Io ho un ricordo personale di lui, non l'ho conosciuto personalmente, ricordo il giorno che è morto, perché abbiamo pregato in parrocchia per lui. Che cosa succede quando muore Vittorio Trancanelli? Ci si rende conto che è morto un santo, perché la morte è come la morte di Cristo, ha svelato che quell'uomo era Dio. Allora, per Vittorio Trancanelli, per me è stato così, perché non conoscendolo personalmente, io ricordo ancora quando è arrivata questa notizia, ricordo il mio parroco che era affranto, e alcune persone che sono arrivate, quindi lì è cominciato a svelarsi la grandezza di quest'uomo. Io ho un ricordo di lui, se mi permetti, mi viene diagnosticato un carcinoma. E mi venne diagnosticato anni fa, seduti al tavolo avevo il chirurgo davanti e dietro le spalle del chirurgo c'era la foto di Vittorio, perché è l'ospedale dove lui ha operato. E io ricordo di avere alzato gli occhi nel momento in cui mi è stato detto: guarda, hai un carcinoma, di aver alzato gli occhi, di aver guardato Vittorio, ho detto: adesso mettici le mani tu. Senza sapere chi fosse. No, sapevo che era lui, però adesso mettici le mani tu. Sono qua, sto bene, io non so che... Però sto bene, però ricordo, al di là del risultato, ricordo questa naturale alzare gli occhi verso di lui, medico, non ho chiesto, pensaci tu, perché sapevo che lui aveva questa caratteristica in qualche modo, di fare il proprio dovere, di farlo bene come medico, portando una qualità particolare. In fondo io chiedevo questo. Quando vai da un medico, che cosa chiedi? Chiedi di essere trattato come un uomo, chiedi che la tua storia venga presa in carico, non solo professionalmente, perché chiedi la competenza, non solo professionalmente ma umanamente. Per me Vittorio Trancanelli è questi occhi che io alzai quel giorno di 10 anni fa, quello di 10 anni fa, l'ho guardato, questo mi diede molta molta pace, quindi è un ricordo così sciocco, se tu vuoi, no? Non è piccolo. Assolutamente un ricordo però sciocco. Anche avere la foto, io sono contenta che in ospedale ci sono queste foto, perché magari chi non lo conosce, ma chi alzare gli occhi e vederlo in quel momento, tu trovi un amico lì vicino a te. Io ho sentito questo, che c'era qualcuno vicino a me. È una presenza che in ospedale ha cambiato la vita di molti. E allora entriamoci in punta di piedi in questo ospedale. Poi tra poco avremo anche il piacere di conoscere la moglie di Vittorio Trancanelli. State con noi, guardate qui. Noi siamo nell'ingresso dell'antico policlinico, che originariamente era il chiostro delle suore Clarisse di Monteluce. Vittorio lavorava proprio in questa struttura qui accanto, questa era la divisione di chirurgia d'urgenza dove lui ha lavorato per molti anni, ha esercitato la sua professione di chirurgo. C'era una collaborazione molto, molto attiva dal punto di vista professionale. E da lì è nata un'amicizia profonda, si pregava spesso insieme, si andava anche fuori insieme la domenica o in alcuni momenti particolari della settimana. Sentì parlare di Vittorio Trancanelli, mi rivolsi a lui per capire se potevo frequentare il reparto di chirurgia d'urgenza dove lui lavorava nell'ospedale di Monteluce, e mi accolse con grande piacere. Questa conoscenza e questo rapporto con Vittorio mi trasformò. Forse la fortuna più importante che ho avuto nella mia vita, cioè incontrarlo, conoscerlo, poter avere avuto la possibilità di passare quasi 20 anni insieme da un punto di vista di una vita professionale ma anche di una vita privata in fondo, in condivisione, è stata una delle esperienze più formative per la mia esistenza. È la sua testimonianza continua, quel suo rapporto con le persone, quella sua disponibilità continua e soprattutto quella legame con Dio, perché non ha mai distinto la professione dalla sua fede, ha prodotto, e questo lo devo ringraziare per sempre,
ha prodotto un cambiamento radicale nella mia approccio con Dio. A me ha colpito molto il fatto che, a distanza ormai di tanti anni dalla sua morte, persone che avevano una maggiore visibilità di lui sono state quasi dimenticate, e Vittorio invece c'ha il blocco nostro operatorio dedicato a lui, che sembra quasi, no, uno scherzo del destino, no? E quindi continuare in qualche modo la sua memoria penso che sia importante. Bellissimi. Lia, la moglie di Vittorio, è qui. Ce ne andiamo un minuto in pubblicità, giusto un minuto in pubblicità, poi state con noi, perché guardate questa storia, ve l'ho detto, un medico di quelli che entrano nel vostro cuore non se ne andranno più. Torniamo poi su Vittorio Trancanelli. Stamattina parliamo di santità, che è forse la risposta alla paura che viviamo tutti i giorni, soprattutto dalla notte di venerdì, soprattutto da queste parti del mondo. La santità concreta, quella per esempio che veste i panni di un medico, Vittorio Trancanelli, di cui abbiamo qui la presenza della moglie, la signora Lia. Grazie Lia di essere venuta, oltre a sua Roberta Minerva. Lia, noi abbiamo visto i colleghi di Vittorio, alcuni, l'attuale primario del suo ospedale, un ragazzo che lui ha letteralmente allevato. Persone lontane da Dio, a cui però evidentemente la presenza di Vittorio ha trasformato la vita. Ma io adesso parto dal privato. Ti innamori follemente di quest'uomo che è giovanissima. Sì. Quindi un amore giovane. Che cosa ti colpisce in lui? Mi colpisce la tranquillità, la serenità, la pace che aveva dentro il cuore. Però io mi ricordo che ero piccola, ma ero capace di capire queste cose. E mi sono innamorata proprio di quest'uomo per la sua tranquillità, per la sua serenità. Lui aveva dentro una pace che la trasmetteva. Gli hai mai chiesto da fidanzati a che cosa fosse dovuta questa pace? Oh no, 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 non gliel'ho mai chiesto. Ma quando stavamo insieme stavamo così bene che... No, tante cose non si chiedono quando si è fidanzati così. C'è solo questo progetto di eternità, come diceva Sor Roberta, tornando all'immagine di due innamorati. Voi avete capito, guardate intanto le foto, perché siete sembrate un film, guardate, sembrate gli attori di un film. Gli attori di un film. A che età vi sposate? Io avevo 21 anni e Vittorio 26 anni, però ci siamo fidanzati, io avevo 15 anni e lui ce n'aveva 5 di più, insomma 20 anni. Ma anche già da allora noi pensavamo di andare missionari, a partire, io come insegnante, lui come medico. Però appena sposati abbiamo dovuto fare i conti con la realtà, perché Vittorio subito dopo pochi mesi del matrimonio si è ammalato di colite ulcerosa. E quindi abbiamo capito che la nostra missione era qui in Italia, più che altro. Una malattia che poco si addice a chi ha voglia di fare il missionario, a chi ha voglia di vivere una vita un po' più randagia, meno sicura. Però questo chiaramente non ferma i vostri sogni. La prima cosa è quella, se possibile, di avere dei bambini. Di avere dei bambini, però all'inizio non venivano. Poi quando invece dopo 6 anni dalla prima malattia di Vittorio, perché la malattia poi si è calmata, e ecco, aspettavamo un bambino. Però quando sono arrivata al 7° mese, Vittorio si è riammalato di colite ulcerosa. E dopo sono arrivata al 9° mese e ancora era malato, era a letto, mi ricordo, e allora io ho detto: Vittorio, perché venivano i medici, ma medico cura te stesso, cioè venivano a trovarlo. E poi i medici salutarlo. Sono i peggiori pazienti. Sì. E allora ho detto: senti Vittorio, io ti porto in ospedale, tu mi guidi, io dico, e vedo come possiamo fare. E allora lui mi ha detto: portami in radiologia, lui ha fatto una lastra e è uscito e mi ha detto: Lia, io sto morendo. Io ero al 9° mese e ho detto: come, Vittorio sta morendo? Dice: sì, ho una peritonite da tanto tempo, ma per le medicine che prendevo non ho sentito questo dolore. E mi sono reso conto della gravità quando ho visto tutta la chirurgia d'urgenza arrivare nel reparto di radiologia, il primario, tutti i colleghi.
e anche il primario mi disse che non c'era nulla da fare, che non sarebbe vissuto. Quindi tutta una corsa in sala operatoria, ma prima della sala operatoria mi hanno dato il tempo di parlare, forse l'ultima volta pensavano. E allora io gli ho detto: Vittorio, come stai? Come ti senti adesso che vai davanti a Dio? E lui mi ha detto: Malia, io vado davanti al Padre nostro, quello che mi dispiace è lasciare te con il bambino. Allora non abbiamo fatto in tempo a dire altro, perché era arrivato un sacerdote per confessarlo, e io poi sono andata, l'hanno portato in sala operatoria, sono andata nel corridoio e lì sono rimasta sola, perché quello era il reparto di Vittorio e tutti i medici erano rimasti scioccati che stava morendo che moriva Vittorio, e anche gli infermieri. Allora gli infermieri chiusi in una saletta, i medici tutti in sala operatoria, io sono rimasta sola, e quello penso sia stato il momento più importante della mia vita e della vita di Vittorio, perché io mi ricordo che guardavo il pavimento, mi ricordo benissimo tutte le mattonelle come erano, e poi pregavo e pensavo dentro di me, e pregavo, si diceva: mamma mia, quanto è breve la vita, mi sembra ieri che ho conosciuto Vittorio, ieri che mi sono sposata e oggi già muore. Non abbiamo fatto in tempo nemmeno a realizzare un sogno. Lienzi, sei presa con il Padre Eterno in quel momento? No, io ho pregato, ho detto: Signore, aiuta. Io ho chiesto un regalo, ho detto: fa che il bambino che nascerà possa conoscere il padre, perché era troppo bella la figura di Vittorio per non farlo conoscere al figlio. E quando Vittorio è uscito vivo dalla sala operatoria, io ho capito che il Signore mi aveva esaudito, perché mi avevano detto che non sarebbe uscito vivo. Poi è stato tra la vita e la morte per tanto tempo, però piano piano è uscito da questa situazione. Quel bambino, lo diciamo noi, non sarebbe... Quel bambino poi sarebbe nato, era il primo, questo? Il primo bambino, cioè l'unico bambino naturale. E quando Vittorio è tornato a casa, così abbiamo detto: adesso basta con i sogni, adesso viviamo il Vangelo. Quindi vediamo come possiamo avere Gesù in casa nostra, come possiamo far sì che la nostra casa diventi, ci sia un tabernacolo nella nostra casa, come in chiesa c'è il tabernacolo, come nella nostra casa ci può essere un tabernacolo. Allora mi ricordo che un giorno, mentre pregavamo, il versetto: chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me. Allora ecco come si poteva fare, accogliere i bambini. Lia, ti fermo un momento, torno un attimo alla figura di Vittorio Medico. Che medico era Vittorio? Bravissimo, l'abbiamo capito, tra l'altro caposcuola, per arrivare ad intitolare un blocco operatorio, un ospedale pubblico, tra l'altro, immaginate di che cosa stiamo parlando. Quindi la bravura la sappiamo tutti, ma umanamente che rapporto aveva con i pazienti e come ha vissuto poi lui la sua malattia? Perché poi lì in quell'occasione si è salvato, ma poi è stato comunque poi un ritorno, sì, purtroppo anche del male. Il rapporto che aveva con i malati era un rapporto, lui in ogni malato ci vedeva Dio, per cui lui non faceva distinzione tra tipi di malati, per lui erano tutti uguali. E non solo, ma ad esempio quando usciva anche stanco dalla sala operatoria, che c'era la gente, tanta gente che lo aspettava per essere visitata, lui dava un'occhiata, se vedeva, un giorno mi ricordo che ha visto un vecchietto seduto da una parte tutto zitto, è andato là, l'ha preso sotto braccio: nonnino, andiamo, e l'ha fatto passare davanti a tutti e l'ha preso. Ma anche quando entrava in sala operatoria, proprio Castagnoli, il medico che abbiamo sentito prima, lui mi ha portato, dopo la morte di Vittorio, il messalino di Vittorio e anche il breviario, e mi ha detto, io questo non lo sapevo, che tutte le mattine prima di entrare in sala operatoria si chiudeva nello studio e pregava. E dopo, e quando era in sala operatoria, pregava chiedendo a Dio l'aiuto per quella operazione. Cioè ogni operazione chiedeva a Dio di essere aiutato. Ed era veramente, era bravo, era molto bravo. Io mi ricordo quando a volte stava in sala operatoria giorno, notte, il giorno dopo tornava stanco, e quando stava per mettersi a letto a volte lo richiamavano. E io ero preoccupata, perché dopo anche la malattia che aveva avuto, lo chiamavano e lui correva in sala operatoria. Non è che si lamentava, che diceva: oddio, non ce la faccio. No, prendeva la macchina e andava in sala operatoria. Dopo 2 o 3 ore ritornava. E poi mi spiegava quello che aveva fatto, quello che... Però ecco, era così la sua vita, sempre così, sempre... Cioè, si vedeva, questa è la santità, cioè la vita di tutti i giorni fatta nel miglior modo possibile. Voi quasi per...
forse per restituire anche questo miracolo, non lo so, questa carezza di Dio che avete sentito nella vostra vita. Capite che quel figlio solo non vi basta, che piuttosto che pensare, tra l'altro, sì, aperti alla vita, ma tutta la vita, e quindi che ci fossero tanti bambini che potessero avere bisogno di una casa. Sì. E quindi nasce questa avventura straordinaria, perché poi, Sor Roberta, sta santità non è che ci lasci indifferenti, continua a generare cose su cose, è vero? Questa è l'idea che si possa anche avere della santità. È vita, sì, sì, è vita che si trasmette, è una fecondità, è un dare vita, cioè quando tu hai la vita generi continuamente vita. Infatti, ecco, la storia dei santi, la storia di un cristiano in fondo, no? Perché parliamo di qualcuno che ha preso il Vangelo sul serio, cioè ha detto questo è vero, questa è storia vera. Lia, quando arrivano i primi bambini, il primo arrivo nella vostra casa, che voi aprite le porte a chi ha bisogno? Due bambini da Firenze, due fratellini, uno aveva 4 anni e mezzo, l'altra 5 e mezzo, quasi 6, e Diego era nel mezzo, il figlio naturale. E quando sono arrivati eravamo tanto contenti, erano un po' vivaci, ci hanno un po' messo a soqquadro la vita, però piano piano si sono inseriti e era veramente bello. Anche io mi ricordo la domenica mattina prima di andare alla messa con il Vangelo si pregava per farli stare attenti durante la messa, anche poi per pregare insieme come famiglia, poi si andava alla messa. Poi da lì, ad esempio, abbiamo capito che potevamo accoglierne altri, quindi dopo abbiamo accolto una bambina somala, malata di diabete, poi questa qui aveva i genitori in Pakistan, e prima in Somalia, poi in Pakistan, quindi è stata con noi fino a che non l'abbiamo aiutata, insieme al professor Santosania. Voi avete fatto affidamento, non adozione? Non adozione, affidamento, perché volevamo aiutare sia i bambini ma anche la famiglia di origine, perché a volte ci sono delle famiglie che hanno bisogno per un periodo di avere qualcuno che li aiuta per i bambini. Quindi ecco, è stato un servizio, l'abbiamo fatto come servizio. Lia, voi non eravate ricchi sfondati? Ah no, Vittorio, avevamo lo stipendio del medico dell'ospedale, ma Vittorio non ha mai preso un soldo un malato, mai. Non ha mai scelto questo. Vittorio era un po', aveva scelto la povertà. Ad esempio non voleva tanti cambi di vestiti, lui voleva solo 2 vestiti, ma io di nascosto gliene compravo altri perché mica... le mogli sono mogli, servono anche a quello, eh? E, ad esempio, ecco, lui non veniva mai con me a comprare la roba per vestiti. Io chiedevo a una mia amica di portarmi a casa i vestiti. Insomma, era difficile con Vittorio farlo vestire. Perché anche per lui era uno spreco, alla fine c'era non una destinazione diversa. Non era uno spreco, no. Voleva essere semplice, voleva essere un po' come San Francesco. Lui è nato nella terra di San Francesco, quindi... Tra l'altro figlio di commerciante, vero? Figlio di commerciante. Chissà se questo è stato un altro madre segno. Madre straniera. Beh. Sor Roberta, vedi che questa forse ce l'eravamo persa. Francesco, c'è una storia, sangue, evidentemente, sì, che si ripete. Nel piccolo. Ma Vittorio, io mi ricordo che Vittorio mi raccontava che aveva visto un povero davanti a un bar e entrava per prendere un cappuccino con una brioche, non ha preso né il cappuccino né la brioche perché non poteva, cioè vedendo quello non ha rifiutato. In quel momento non c'aveva soldi in tasca per comprare anche, quindi non ha... È vero che non gli davi tu i soldini, lui lo stipendio a te e poi eri tu che dovevi dargli i soldi per i libri e basta. Per i libri. L'avventura a casa Trancanelli, poi abbiamo detto che si traduce in una casa dalle porte aperte che è diventata un'associazione, che è diventata una comunità, sì, forte come le querce di cui porta il nome. Guardate questa storia. Il mio papà e la mia mamma ci spiegavano che cos'è la parola di Dio. La cosa importante che mi ha insegnato è su come pregare, che cos'è la preghiera del cuore. Qualche volta la notte lo sogno e dico di aiutarmi ad essere santo come lui. Cioè le opere che ha fatto le ha fatte bene, perché ha messo in pratica la parola di Dio, ma non solo la parola di Dio, perché era molto intelligente, volitivo e allegro. L'associazione Le Querce di Mambre è stata fondata, possiamo dire, inaugurata ai primi di ottobre del 1997.
alla presenza del Vescovo, l'Arcivescovo di Perugia, Monsignor Chiaretti, tanti amici, altri sacerdoti, eccetera, celebrando la Santa Messa davanti proprio a questo appartamento. La casa è vissuta dalle ragazze che la gestiscono, nel senso cucinano da sole, no? Gestiscono i propri spazi, e la sera c'è l'incontro tutte le sere alle 7 che noi abbiamo, che facciamo una preghiera semplice che è il rosario, ognuno dice Ave Maria, una preghiera scelta anche per coinvolgere anche i bambini. In genere è la Caritas diocesana che segnala queste persone che hanno bisogno di accoglienza. L'accoglienza è temporanea a risolvere i problemi nella fase acuta, ad esempio la nascita del bambino, le prime fasi di vita dei bambini che nascono, in attesa che queste ragazze trovino un lavoro a Perugia o in altre sedi vicine, oppure che abbiano la possibilità di tornare a casa nei loro paesi di origine. Questo villaggio dove viviamo coinvolge anche i vicini, per esempio sono molto presenti, veramente qui si respira un'aria, tutti quelli che vengono ad abitare qui comunque dicono qui è diverso. L'associazione è stata fondata su iniziativa, per un'intuizione possiamo dire, di Vittorio e di Lia. Loro già da anni accoglievano bambini che venivano loro affidati dal Tribunale dei Minori per delle gravi problematiche di tipo familiare. Io lo so che divento santo, lo sento dentro. Io lo prego tutte le mattine e gli chiedo non solo di farmi santa, ma di fare santa tutta la famiglia. Alessandra, e allora siamo sulla buona strada. Sor Roberta, il processo di beatificazione è iniziato, è già servo di Dio, è stato il suo corpo riposa in chiesa? Sì, l'abbiamo visto nella chiesa di Cenerente, esatto. Che è la chiesa, la sua chiesa, la chiesa parrocchiale, sì. Che cosa stai raccogliendo, Sor Roberta, su di lui? Gratitudine. Io sto raccogliendo gratitudine di persone che sono grate a lui per l'aiuto che hanno ricevuto da lui. E poi conosco dei giovani medici che hanno in lui una speranza, un faro, un esempio. E questo nel mondo della sanità è veramente tanto. Quindi queste due... E poi vedo questo. Noi abbiamo un oratorio. E per noi è importante, siamo stati da lì anche, no? Qualche tempo fa, adesso ci dobbiamo tornare lì a Ti Contatteranno, no, è vero, perché ci stiamo lavorando, e quando portiamo i ragazzi da lì e poi portiamo anche alla tomba di Vittorio, cioè i ragazzi capiscono la santità, senza bisogno di troppe parole, però la santità che si respira, contatto con la santità del quotidiano. Quindi io lo dico anche magari chi ascolta, per i giovani questa presenza di Vittorio, una presenza professionale, una presenza di sposa, è eccezionale per capire il Vangelo. Io vado un attimo da Fabio prima di chiudere con Lia. Fabio. Lucia, a proposito di chi cerca di farcela, ci sono, come dire, dei segni di speranza che arrivano anche dal dolore. Ebbene, molti di voi sicuramente, io l'ho fatto, mi sono chiesto chissà come sta quella donna, questa per l'appunto, quella del video in cui era appesa ad un cornicione. Siamo all'esterno del Bataclan, è il secondo piano dell'edificio della sala dei concerti, che di fatto si è trasformata in una vera e propria mattanza, in un mattatoio. L'altezza era di 15 metri e si è scoperto che cosa? Ebbene, che dopo la sparatoria che è avvenuta alle spalle delle persone, mentre vedete da queste immagini il momento esatto del blitz delle forze speciali, c'è chi si aggrappava alla vita, non soltanto la propria, perché si è scoperto che questa donna era incinta e per l'appunto aveva chiesto aiuto a tante altre persone che tuttavia nella confusione non l'avevano fatto. Esce lui, che praticamente questo ragazzo che la salva, lei aveva gridato sono incinta, la prende di peso e la porta all'interno, dopodiché non lo
vede più. Viene pubblicato questo messaggio invece su Twitter. Ecco, attenzione però a non mandare tutto il video, perché per l'appunto ci sono delle immagini molto forti. Questo è l'appello su Twitter di questa donna che dice: sono la ragazza appesa al cornicione, vorrei sapere chi mi ha aiutato. Un messaggio pubblicato dai genitori. Ebbene, si è ritrovato, è Sebastian Besati che ha salvato questa donna. Lei e suo figlio ora stanno bene. Grazie, grazie Fabio. Tra l'altro la donna che non vuole essere riconosciuta, e quindi si capisce l'autenticità di questo desiderio. Bravo Fabio averlo tirato. Lì ho solo un minuto per te. Che cosa significa vivere con un santo? Essere la moglie di un santo? Ma è normale, una vita normale. Solamente niente di particolare. Proprio Vittorio diceva: ma ci chiamano a parlare destra e sinistra, ma che facciamo? Dice: cose normali, normali. La santità quindi è per tutti, se l'ha detto Sor Roberta e se lo dice Lia Trancanelli, ci possiamo fare davvero, davvero un pensierino. Grazie davvero di cuore, ce ne andiamo a Bologna. Dalla...